Io oggi vorrei cercare di mantenere il più possibile l'idea della integrazione con cui questa giornata, nello specifico, era stata pensata, per cui vorrei intervenire il meno possibile per lasciare spazio a questo processo che già oggi si sviluppa attraverso i racconti che ci portano tre figure differenti tra di loro, ma assolutamente integrate e che credo alla fine del pomeriggio ci daranno sicuramente qualche cosa in più da portare dentro di noi e chiaramente anche nell'osservazione dei bambini. L'unica cosa che volevo sottolineare è che tutto ciò che ha appena detto la dottoressa Di Renzo, specialmente ciò con cui ha concluso rispetto al diagnosticare basso o comunque a tenere in considerazione tutti gli aspetti che possono compartecipare al comportamento di un bambino, significa secondo me anche d'altra parte ridare dignità a delle patologie che adesso stanno diventando un po' troppo, alle diagnosi, scusate, che in questo momento forse sono un po' iperutilizzate e che quindi rischiano di perdere la loro vera entità, nonché la risposta ai bisogni reali. Quindi adesso passiamo la parola a Emanuele Trapolino, che sono felicissima di presentare perché è il mio maestro, per cui figuratevi, cioè, credo che sia proprio l'ambizione massima di una persona. Lui è neuropsichiatra infantile, lavora all'ospedale dei bambini di Cristina di Palermo, è attualmente direttore dell'unità semplice di neurologia neonatale e dei hospital e ci parlerà di vulnerabilità, latenze e traiettorie di sviluppo. E da brava discepola vado accanto a cambiare le diapositive. Buonasera a tutti, grazie a Magda e Federico. Io credo di non essere il maestro di nessuno, forse sono riuscito ad evocare in Elena quello che già Elena possedeva e questo per me è motivo di grande soddisfazione. Ho un impegno non indifferente stasera perché questo argomento che mi sta molto a cuore. In realtà è molto complesso, si offre a mille interpretazioni, mi dà la possibilità di usare tante prospettive, quindi in buona sostanza è confusivo. Però partivo da una considerazione, ascoltando Magda le cose stupende che dice, che credo che l'aumento del tasso di conoscenza rispetto a quello che può accadere ad un bambino, almeno parlo sul piano personale, alcune volte ho la sensazione che mi allontani dal conoscere il bambino, perché c'è sempre qualcosa del bambino che sfugge e che non si presta a queste codifiche così scontate come l'approfondimento delle conoscenze dovrebbe prevedere. Mi interessa molto questa parte che io chiamo sconosciuta del bambino, perché se c'è una cosa che io cerco di non svilire è proprio l'atteggiamento psichiatrico, il mio atteggiamento psichiatrico, l'atteggiamento psichiatrico del neuropsichiatra infantile, che non vuole individuare la malattia psichiatrica, che vorrebbe in qualche modo avvicinarsi alla realtà psichica di quel bambino. E allora mi venivano in mente tante cose quando nell'ultima settimana, prima del congresso, ho cercato di mettere assieme due idee per condividerle con voi piuttosto che per comunicarle. Ho pensato di parlare, no? Anzi, di partire in questa conversazione con voi dal concetto di eterocronia. Perché l'eterocronia nasce da una frase di Marcello Bugliatti che mi ha colpito molto. Lui parla di un benevolo disordine della vita quando si riferisce ai tempi di sviluppo dell'uomo. Non c'è niente di più vero, nel senso che questa diversità nei tempi di sviluppo per attività di pacchetti di geni diversi in realtà rende conto di una vita fatta di accelerazioni e quindi di arricchimenti di funzioni e di caratteri, e
di arresti con la permanenza a fasi più precoci, più infantili, all'interno anche di un sistema che prevede, ed è una cosa secondo me importantissima quando parliamo di bambini, che prevede questa rifunzionalizzazione di strutture o meccanismi che l'evoluzione ha selezionato per altri scopi. Questi meccanismi di esonero e di rifunzionalizzazione vedremo come saranno fondamentali per attivare quei processi di comunicazione su cui in qualche modo si imposta tutto lo sviluppo psicologico del bambino, tutta l'individuazione psicologica del bambino, processi di comunicazione all'interno della relazione che io ritengo assolutamente indispensabili per avvicinarci al bambino e per magari rivedere un attimo le nostre strategie, anche terapeutiche forse. Il concetto di eterocromia, ci riporta a Stephen Gould, che con la sua teoria dell'evoluzione a mosaico ci offre degli spunti interessantissimi, per esempio uno tra tutti, comprendere la dialettica tra la neotenia, quindi la permanenza, questa accelerazione iniziale, la permanenza di tratti infantili nello sviluppo dell'individuo, e questa accelerazione iniziale all'interno di un processo ontogenetico che è globalmente rallentato. Quindi è strano perché i lavori di Gold, come dire, riattivano i fenomeni espressi da Portman, il quale, a proposito di quello che dicevamo poco fa, il quale dice che questo cervello umano ha una enorme fase di sviluppo durante tutta la vita gestazionale, nei primi 9 mesi di vita postnatale, assolutamente esagerata rispetto a specie consimili, e che la stessa accelerazione è a carico della nascita, anticipata di circa un anno per quanto riguarda l'umano, rispetto ai tempi medi di sviluppo della vita. Quindi un'accelerazione che ha dei significati evolutivi incredibili, perché pensate, un cervello in via di sviluppo, esposto per un tempo estremamente protratto alle influenze dell'ambiente, e dall'altra parte, cosa più pragmatica, questa nascita, chiamiamola prematura, che in qualche modo riduce i rischi del parto perché mantiene le dimensioni craniche ancora accettabili per l'apparato genitale della donna. Una evoluzione a mosaico che comunque permette di come dire, fare convergere, no? Questi due concetti apparentemente contraddittori tra di loro, accelerazione e rallentamento, secondo uno sviluppo che avviene per temporalità diverse rispetto a funzioni specifiche all'interno di un quadro di temporalità di insieme che viaggia verso il rallentamento. Quindi questa evoluzione, questa eterocromia evolutiva, che in realtà mi pare un fenomeno meraviglioso, dentro cui se ci pensiamo, avvengono dei fatti incontestabili, uno tra tutti, che questa precoce esposizione all'ambiente rende l'uomo, tra tutti gli animali, quello più sensibile a ciò che proviene dall'ambiente, alle cure parentali, all'apprendimento e all'insegnamento. Pensate quanto di patogeno ci può essere in tutto questo. A proposito della cura, tra virgolette, di cui questo bambino ha bisogno. Parlare di eterocromia in realtà ecco, ci permette di parlare di questo cervello neotenico, di questo essere neotenico, con un cervello chiaramente vulnerabile dal punto di vista fisico, ma già pronto ad instaurare un rapporto con l'ambiente, inteso come ambiente relazionale, è suscettibile all'attivazione di quei processi intersensoriali che, come dice Gualandi, sostengono quelle connessioni metaforiche e sinestesiche che stanno alla base dei comportamenti cognitivi, comunicativi e linguistici dell'uomo. Quindi
connessioni sinestesiche e metaforiche, quindi un'unica forma sensoriale che raccoglie percezioni che provengono da sensi differenti. Metaforica perché la metafora è le griglie attraverso cui noi leggiamo la realtà, sono griglie metaforiche. E questa trasposizione di immagini e simboli è il nostro dialogo quotidiano con questo mondo da cui noi traiamo l'esperienza, arricchendolo e arricchendoci. Questo concetto metaforico, questa base metaforica su cui si svilupperà successivamente questo linguaggio proposizionale. Insisto sul linguaggio perché io ritengo che sia fondamentale recuperare questo passaggio, questa relazione comunicativa, su cui credo oggi, come dire, c'è sicuramente una grandissima attenzione, ma c'è forse una minore applicazione. Relazione comunicativa secondo quale canale? Che vuol dire comunicare per un bambino? Vuol dire tanto, vuol dire tutto, ma vuol dire soprattutto stabilire un rapporto dove la comprensione dell'altro finisce col sostenere la comunicazione individuale. Significa arricchire questa comunicazione di messaggi che diventano il vocabolario privilegiato di quello scambio affettivo che avviene tra il bambino e il suo interlocutore. Una relazionalità comunicativa che in qualche modo ci proietta in una concezione molto dialettica e interattiva del rapporto tra organismo, corpo e ambiente, organismo, uomo e ambiente, scusate, una concezione molto dialettica attraverso la quale possiamo pensare, no? Al modo in cui operano le menti, piuttosto che ad unità funzionali che si sviluppano secondo un principio maturativo preprogrammato, il modo in cui operano le menti. Una psichiatria meno sterile, forse più fertile, che restituisce significato a questo essere che viene al mondo, segnato da un profondo scarto temporale. Che lo obbliga ad attivare precocemente il suo sistema psichico in luogo di un ritardo di maturazione biologica, che fa sì che l'io diventi l'organo elettivo di adattamento. Un'esposizione molto pericolosa, assolutamente pericolosa, quindi una vulnerabilità, oggettiva, che può essere, piuttosto che, temuta, sostenuta in luogo, di un intervento materno. Che nella logica della responsività e della trasformazione della risposta riesca ad implementare quello che è il corredo geneticamente determinato, quello che possiede questo bambino, in luogo della soddisfazione del suo bisogno. Questa relazione, ritengo di essere abbastanza vicino a questo concetto della relazione, piuttosto relazione intesa come, ecco, come non ambito in cui è semplicemente possibile scaricare quelle pulsioni, no? O soddisfare quei bisogni generati da quelle pulsioni abbastanza indifferenziate, quanto soprattutto creare un legame con qualcuno in grado di dare una risposta ad una domanda di cui il bambino non è consapevole. Un linguaggio che va al di là spesso della parola e che attraverso la parola si ridimensiona, determinando di fatto, a mio avviso, una perdita di significato dove il bambino sarà costretto a trovare la sua Ansermet parla di assunzione soggettiva. Quindi, paradossalmente, l'inizio di una comunicazione attraverso la parola segna anche l'inizio della soggettività dell'individuo, nella misura in cui pensa di poter provvedere a se stesso. E questo lo fa il bambino prematuro, lo fa l'essere fortemente prematuro, che siamo tutti noi, lo fa il bambino vulnerabile, lo fa chi ha bisogno e chi ha la possibilità di trovare uno spazio dove il suo interlocutore rispetti secondo me due principi fondamentali.
e cioè che c'è qualcosa che, a cui noi non avremo mai accesso nell'approccio al bambino, qualcosa di inconoscibile che si lega alla sua origine. E che lui, ecco, come dire, si porta appresso per sempre, mostrandocelo, questo qualcosa, a cui forse noi, non riusciamo mai a dare veramente una risposta. E dall'altra parte, l'imprevedibilità, cioè l'imprevedibilità delle sue risposte rispetto a delle scelte che non sono, programmate e che ci obbligano a rivedere il nostro atteggiamento, che deve diventare imprevedibile nella misura in cui questo benedetto reale, il bambino reale, che non è il bambino che tocchiamo, il bambino che precede il bambino che tocchiamo, e rappresenta un vero spazio di libertà, cioè uno spazio dove il bambino potrà definirsi indipendentemente dalle regole del contesto che lo accolgono, al di là della costellazione che lo precede. E allora, c'è una splendida frase di Rilke, che dice che nasciamo provvisoriamente, e soltanto poco per volta componiamo il luogo della nostra origine, dove successivamente abiteremo, e nel tempo in un modo sempre più complesso. A mio avviso, questo è il bambino. Io ritengo che il bambino, vada accompagnato in un percorso di salti, un percorso non lineare, un percorso assolutamente non progressivo, un percorso dove è possibile che si riattivino, quello che diceva Magda poco fa, delle problematiche, incompiute e quindi congelate nel nucleo del suo essere, che soltanto in un momento successivo, per una logica che probabilmente ci sfugge oppure che possiamo tentare di comprendere, si riattualizzeranno su un'altra scena completamente diversa. Questa sorta di, come dire, riattivazione psichiatrica di un'anteriorità che non sta scritta da nessuna parte e che in realtà coincide anche con il tempo di sviluppo di questo bambino, che non è assolutamente lineare, prevedibile. È una crescita, che avviene ad atti, e ogni atto ha una sua storia, una sua interpretazione e ha una spiegazione a cui potremmo accedere soltanto successivamente. Questo, secondo me, significa accettare la vulnerabilità di un bambino, accettare la sua difficoltà. Poco fa, con i colleghi parlavamo di disagio, perché per me, è fondamentale, individuare il motivo, il momento e la storia di quel disagio, piuttosto che, permettere a quel bambino di essere anticipato dalla patologia che dovrebbe rappresentare o, dalla patologia che qualcun altro, o dalla diagnosi che qualcun altro ha già formulato per lui. Il disagio è, parlare del disagio non è stigmatizzare il bambino, è creare uno spazio di raccolta non soltanto di informazioni, ma uno spazio di raccolta, di emozioni col bambino e, esattamente con i genitori. Durante una visita una settimana fa in ospedale, un bambino di 8 anni mi disse che, voleva parlare col tempo, perché non voleva crescere, perché mi disse: ho paura di perdere tutto. 8 anni e mezzo, uno che vuole parlare col tempo è oggettivamente impegnativo, perché, che cosa vuol dire? Per me un'enormità in un bambino di 8 anni, che ha una sensibilità non diversa forse dai suoi coetanei, ma che per motivi individuali e forse anche interpersonali riesce a trovare le parole per esprimere un pensiero, un contenuto che ha a che fare col dialogo che tutti noi abbiamo con l'altro, no? L'altro del desiderio, l'altro del sentimento, l'altro della parola, quell'altro che lui chiama tempo e che io non so, io non, a 8 anni non ero così attrezzato, che in qualche modo ci precede e ci accompagna. Un altro, a cui, noi chiediamo conferma o disconferma di ciò che siamo, della nostra definizione. E a quest'altro, noi chiediamo informazioni sulla natura della relazione che stabiliamo con lui. Il bambino
che chiede al tempo, che vuole chiedere al tempo quello che con grande volontà mi racconta, esprime esattamente un concetto molto più grande di lui, che però già possiede. Questo bambino che possiede questo significato è il bambino dei significati. E i bambini sono pieni di significati. E lo sono anche quelli, tra virgolette, malati, anche, anzi, in quel caso forse un po' di più, perché sono significati apparentemente distorti, che noi cerchiamo di fare coincidere con con le regole della nostra codifica, no? E allora l'esercizio conoscitivo, la specializzazione degli strumenti, dei meccanismi, delle comprensioni, ho la sensazione che ci allontani dal cogliere questi messaggi che hanno soltanto bisogno di un orecchio attento, forse anche di un momento propizio. Forse anche di una relazione, ritorno al modello di cui vi parlavo prima, ad una relazione impostata sulla circolarità dello scambio, sulla messa in atto di una, come dire, di una reciprocità che non dobbiamo pretendere soltanto nei confronti, del bambino da parte della madre, ma anche nostra nei confronti della madre di quel bambino, senza assumere posizioni, difficili. È difficilmente modificabili. Non so dove sono arrivato, vediamo se riesco a ritornare. Ecco, allora questa interazione comunicativa, mi fa molto pensare, a proposito di autismo, no? Alcuni ritengono che, c'è un'interpretazione che è anche molto suggestiva, che possa dipendere per esempio dal fallimento di quei modelli adattivi strutturati sulla modalità comunicativa appello, risposta, gratificazione, piuttosto che su quelli azione, reazione, consumazione. Il bambino è vulnerabile, estremamente vulnerabile, non è in grado di affrontare fisicamente il mondo. Il bambino è tanto vulnerabile da non avere quei meccanismi precostituiti di adattamento che invece l'animale può vantare, tanto da avvicinarsi al suo, a chi l'ha generato. Quindi l'azione e reazione, devo dire, non c'è. Non c'è perché mancano questi meccanismi precostituiti, c'è l'appello-risposta, il grido trasformato in domanda attraverso la risposta materna. Allora, questa struttura appello-risposta, che è fondata sulla modalità fonouditiva, sembra essere chiaramente sovvertita nella situazione autistica, tanto da determinare un ritorno alle prime fasi della vita che in qualche modo coincidono con la vita del suono e ad una identificazione originaria col mondo che all'inizio si struttura soltanto attraverso la voce dell'altro, di quell'altro di cui parlava quel bambino, di quell'altro di cui mi piace molto parlare e che comunque rappresenta il mondo a cui il bambino si offre, con cui il bambino inizia a strutturare un rapporto intenso. Una indistinzione fonoduttiva, così la possiamo chiamare, che gli permette di sintetizzare in unica percezione i caratteri distintivi della voce materna e il suono che emette in risposta. Una valenza comunicativa che è quella che crea relazione in un bambino. Alcuni ritengono che sia proprio una sorta di consonanza, come dire, sonora. No? Quello che orienta l'essenza psichica, l'entità psichica, chiamiamola così, in una fase di indifferenziazione rispetto alla relazione col mondo. Questo stare al mondo in modo consonante o dissonante, secondo Marc Hart, credo che ci sia anche questa. Una melodia consonante e dissonante col mondo, questa melodia. Questa possibilità di recuperare questa relazionalità comunicativa forse dovrebbe orientare l'intervento terapeutico. Molto spesso ci troviamo a discutere sulla qualità dell'intervento quando affrontiamo i disturbi dello sviluppo in un bambino e sappiamo come il bambino cresce e migliora al di là dell'intervento che subisce. La domanda,
Ma che intervento è stato? Assolutamente corretto dal punto di vista della prassi, assolutamente inadeguato dal punto di vista del significato, perché i bambini crescono anche da soli. Quando l'atto diagnostico, quando l'individuazione del disagio è corretta, è chiaro che l'intervento terapeutico finisce con l'essere assolutamente correlato e adeguato. Ma mi pongo il problema di che cosa sia terapeutico e di come si possa realmente essere terapeutici nella misura in cui riusciamo a rispondere in modo adeguato al bisogno di quel bambino, che sia autistico oppure no, poco importa. Ma il bambino con disagio è un bambino più complesso del bambino con una patologia strutturata, perché è un bambino più sofisticato, ha bisogno di risposte più complicate, ha bisogno di tempi assolutamente diversi da quelli che noi stabiliamo nel momento stesso in cui interagiamo con lui. E allora la vulnerabilità di un bambino. Ma che cosa vuol dire vulnerabilità? Perché dico, la vulnerabilità è questa reazione, questa abnorme reazione psichica assolutamente sproporzionata rispetto ad uno stimolo, quella che possiamo chiamare predisposizione alla malattia. Non possiamo prescindere nell'approccio alla clinica dal discutere sulla predisposizione alla patologia. Ed è in questo senso, no, che il concetto di vulnerabilità, secondo me, trova la sua collocazione adeguata nel modello di vulnerabilità che Zubin elabora sulla schizofrenia. Non entro nelle concettualizzazioni, però ecco, si può fare un uso molto naturalistico del concetto di vulnerabilità, inteso come fattore, che predispone alla patologia. Naturale perché fa riferimento alla storia naturale della malattia, malattia, in quanto ente di natura. Tutto si riduce allora a ciò che la provoca, alla fase di stato, all'atto diagnostico, alla nosografia e alla prognosi. Devo dire il valore della vulnerabilità, la dialettica della vulnerabilità in questo caso fallisce quando aderisce ad una concezione lineare di progresso dal punto di vista eziologico. Quindi forse un po' più propria è la considerazione euristica della vulnerabilità, cioè una grande cornice che raccoglie molte diverse istanze patogenetiche, ognuna delle quali diventa poi oggetto a sua volta di ricerche. Quindi dialettica vulnerabilità stress, il valore delle funzioni cognitive come fattore di mediazione tra l'ambito biologico e psicosociale e via di seguito. Di fatto, la vulnerabilità non vuole definire zone di predisposizione specifica alla patologia, quanto soprattutto aree di mediazione biopsicosociale. Quindi, nella sua essenza fondamentale, il concetto rimanda a questa interazione generativa, la chiamo, e generativa anche dal punto di vista interpretativo. Vulnerabilità e quindi indicatori della vulnerabilità, quei fenomeni che esprimono la vulnerabilità, quelli che lo stesso Zubin chiama sintomi base, cioè un'espressione abbastanza subconsapevole delle manifestazioni, come dire, soggettive legate a quello che è il substrato neurobiologico della patologia che rappresenta, è in grado di precedere per lungo tempo la comparsa della patologia psichiatrica che costituiscono. Sintomi base che sono dei fenomeni di transizione tra la base strettamente anatomica, proprio neurobiologica del disturbo e l'espressione psicopatologica. Sintomi base che in qualche modo rappresentano ecco, l'equivalente di quel fallimento della processazione dell'informazione che nei soggetti con patologia psichiatrica viene assolutamente frammentata perché cadono i filtri cognitivi, cade la discriminazione, si dequalifica la decodifica e quindi tutto diventa indistinto. Vulnerabilità allora cosa vuol dire? Subire la tendenza alla percezione indistinta dello stimolo? Abbiamo dei parametri un tantino più pragmatici per comprendere di che stiamo parlando? Forse sì.
Questo modello che ho mutuato da Militerni diventa esaustivo nella misura in cui colloca in questo spazio alcuni concetti fondamentali. L'endofenotipo che sarebbe l'espressione della vulnerabilità inteso in termini di disturbi neurotrasmettitoriali, recettoriali e funzionali in termini di connessione tra le barriere corticali, che in qualche modo corrisponde alla vulnerabilità, allo stress, e che ha anche un correlato clinico, che trova nei ormai famosi neurological soft science, dico bene? Senza Elena sono perduto, io quindi sono qui e nelle alterazioni neurofisiologiche, nelle alterazioni morfologiche e nelle alterazioni neuropsicologiche a proposito di funzioni esecutive e quant'altro, un correlato clinico che dovremmo in qualche modo tentare di individuare precocemente proprio in relazione al fatto che, per esempio, una stima all'esame neurologico classico del bambino, di una o due deviazioni dalla norma dei sintomi rilevati durante la visita, tono muscolare, riflessi, equilibrio, abilità di fine manipolazione, movimenti coreici di cinetici, ecco, evidenze obiettive all'interno di quadri che magari si manifestano con la classica disgrafia all'epoca della scuola, con la goffaggine adolescenza, possono farci pensare ad evoluzioni non felici dal punto di vista psicopatologico se non adeguatamente trattate quando era necessario che avvenisse. O addirittura l'evoluzione verso psicopatologie franche quando i gruppi di sintomi sono più di tre rispetto alla normalità nelle deviazioni standard. Quindi non è soltanto una etichetta, è l'invito ad una valutazione complessa. Poco fa si diceva che non si può scindere l'atto psichico dall'atto materiale, non si può scindere la neurologia dalla psichiatria, almeno per quanto riguarda la valutazione di un bambino. Quindi la valutazione non può non essere interpretata in termini estensivi, dove le funzioni esecutive, a mio avviso, finiscono con l'essere fondamentali, ne parlerà Elena successivamente, proprio nella misura in cui rappresentano una costante nei disturbi dello sviluppo, soprattutto nei primi anni di vita. Faccio un breve inciso, funzione esecutiva, un costrutto neuropsicologico complesso, costituito da numerose sottofunzioni, tutte organizzate sul parametro della regolazione del comportamento e del pensiero. Regolare il comportamento del pensiero significa attivare il processo di problem solving. Il bambino, nel corso del suo sviluppo, svilupperà regole rappresentate, piani di azione per risolvere problemi a complessità crescente. Non è importante che tutte le funzioni esecutive siano compromesse per disfunzionare il sistema, ne bastano pochissime. Di fatto, questo rende conto, della sovrapposizione sintomatologica nei primi anni di vita. Ed è questo uno degli elementi che dovremmo considerare quando, il repertorio di comportamenti scorretti o atipici finisce con l'indirizzarci erroneamente verso quadri che hanno una prognosi sicuramente diversa. Abbiamo la tendenza, soprattutto nel periodo che va da 3 ai 6 anni, abbiamo la tendenza a fare diagnosi sulla scorta dei comportamenti disfunzionali prevalenti. Ci accorgiamo poi, in questo rilancio evolutivo, anche attraverso l'interazione tra patologie e ambiente, sempre in relazione all'età dipendenza, come cambiano le condizioni, cambia la clinica, cambia la prospettiva da cui questo bambino guarda il mondo e da cui noi guardiamo il bambino. Spesso i genitori ci chiedono: ma che cosa abbiamo fatto? A proposito, la considerazione di Magda è veritiera. Molti genitori, ne parlavamo prima di iniziare questo incontro di stasera, molti genitori già vengono con la diagnosi, cioè vengono da noi a cercare conferma o disconferma, ma hanno già una
atto diagnostico e vi assicuro che spesso l'atto diagnostico se lo fanno da soli. Non è che non hanno grande bisogno di interloquire col professionista, a cui chiedono soltanto la conferma dei loro dubbi. Mi pare lo stesso discorso della vaccinazione, altro discorso. Tutti adesso hanno paura della vaccinazione. Ho la sensazione che tutti abbiano meno paura della patologia. E questo non mi pare, mi pare qualcosa di cui veramente discutere, soprattutto con questi genitori, perché poi il genitore ascoltato, il genitore magari indirizzato, il bambino atteso per mezz'ora, se la visita dura un'ora, magari poi ti ringrazia alla fine, ed è sollevato dal fatto che la prospettiva da cui gliel'hai fatto vedere è sicuramente cambiata. Ritorno all'endofenotipo, per parlare di ecotipo, cioè l'ambiente, no? Questo ambiente che non è soltanto la famiglia, è il contesto che incide in modo variabile nell'espressività del disturbo, un fattore ambiente che non è soltanto emozionale e relazionale, ma è anche organico. Quindi con questa azione a monte dell'endofenotipo, tanto da poter modulare e indirizzare l'attività genetica. Il neurocostruttivismo è una corrente di pensiero che oggi amplia molto questa relazione tra ambiente e individuo e propone che per comprendere lo sviluppo sia assolutamente necessario tenere conto dello sviluppo genico, dello sviluppo neurale, dell'ambiente fisico e sociale e dell'organismo. Sostiene che l'attività genica, quindi tutta l'attività genetica è sostenuta da fattori interni e esterni dell'organismo che adatta progressivamente le sue strutture neurali all'esperienza attraverso una specializzazione permanente ma progressiva delle diverse strutture corticali che interagiscono tra di loro. Tutti i lavori sulla connettività, qualcun altro ve ne parlerà è molto meglio di me, ma sia le rappresentazioni mentali che gli atti motori, chiamiamoli così per definire qualcosa di concreto, non possono prescindere dal contesto relazionale. Mi chiedo quanto incidiamo da questo punto di vista nella rilettura, no? di queste fotografie evolutive, chiamiamole così, dove in qualche modo spesso i bambini si rivedono e dove ci rivediamo anche noi nelle fisiologiche omissioni, non di atti diagnostici, magari di possibilità interpretative. Quando ecco, non mi piace parlare di malattie. Rachele l'altra volta mi ha chiamato perché voleva sapere da me, mi informava, anzi voleva essere informata qual era la mia idea di segno e sintomo. Ebbene, a me le malattie piacciono poco, mi piace più quando si parla di bambini parlare di disturbi come di una serie di comportamenti più o meno tipici che ripetendosi in un modo ricorrente e con un'incidenza variabile in soggetti più o meno numerosi finiscono con l'assumere la dignità di patologia con una precisa nosografia. Questi disturbi dello sviluppo. I disturbi dello sviluppo possono in qualche modo darci l'idea di un fenotipo comportamentale che è sostanzialmente definito dalla manifestazione espressa del quadro morboso in oggetto, un fenotipo comportamentale sotteso da cause non visibili che in qualche modo definiscono il cosiddetto endofenotipo funzionale, quindi funzioni atipiche, e oggi la neuropsicologia ci dice come le funzioni atipiche correlano con disturbi neurobiologici, quindi con specifiche anomalie neurobiologiche che in qualche modo si configurano poi in network sempre più o meno complicati.
Questa sequenza, cioè questo quadro in qualche modo vuole specificare la sequenza patogenetica che da cause eziologiche, da cause più o meno specifiche, possono provocare un disfunzionamento strutturale, un disfunzionamento funzionale, il valore dell'epigenetica, senza però dare indicazioni su come funzioni dal punto di vista comportamentale. Quindi l'aspetto comportamentale, l'aspetto manifesto del quadro è sotteso da quanto diciamo, ma forse può prevedere altro, perché quell'altro a cui ritorno prescinde dagli schemi. Dove sono? Ma avevo scritto qualche altra cosa. Leggevo nella Bibbia l'altra volta, meglio, mi sono imbattuto in un passo della Bibbia di Matteo che diceva che sarebbe opportuno riconvertirci e tornare bambini per entrare nel regno dei cieli. Mi pare una cosa sacrosanta perché in realtà questi bambini posseggono quello che l'adulto probabilmente perde. Vi faccio questa considerazione perché io sono molto, cioè sono assolutamente convinto dell'importanza della neotenia, cioè di ciò che possediamo senza esserne consapevoli, di ciò che riattiviamo in un momento diverso della vita, di ciò che restituiamo e chi ce lo permette. Quindi nell'interlocuzione col bambino succede di tutto. Succede la patologia, succede la terapia, succede la prognosi, succede qualunque cosa, ma succede soprattutto l'incontro, la base di un incontro dove noi incontriamo l'altro. Voglio concludere ricordandovi a proposito della relazione. I teorici della relazione sostengono che questo bambino che viene al mondo, o meglio, i comportamenti caotici delle prime epoche di vita, non dipendono da questa sorta di narcisismo autoerotico, no? Dove la soddisfazione del bisogno non passa attraverso l'oggetto, ma dipendono dalla incompetenza di questo bambino. Il bambino non sa come fare ad approcciare la madre, cosa che invece gli animali, per quei meccanismi precostituiti di cui vi parlavo, sono in grado di attivare. Il bambino deve apprendere come avvicinarsi alla madre e come attivare quel rapporto di cure, come attivare quella regolazione reciproca, magari domani quando presenteremo la scheda ne parliamo, che è la base di uno stare al mondo. Dove qualcuno trasforma positivamente quello che tu vedi negativamente, cioè dove ecco, qualcuno trasforma il grido in domanda, riuscendo ad essere capace di darti una risposta consapevolmente adeguata. Grazie.